Ciao, sono Claudia, sono una studentessa dell'Università di Genova. Ciao, sono Federica, frequento il primo anno del corso di design del prodotto della comunicazione. Sono Leonardo. Ciao, sono Marco. Ciao, sono Alberto e insieme ad altri miei compagni sono stato selezionato per andare 15 giorni nell'università cinese. La BUCT, l'Università di Pechino di Chemical Technology. Mi aspetto di sicuro di essere catapultato all'interno di uno scenario tutto nuovo. Di capire la cultura cinese. Di trovare nuove idee. Di conoscere tante persone, di arricchire anche la mia conoscenza, di trovare spunti che poi serviranno nel nostro percorso scolastico. Mi aspetto di conoscere tante persone, di fare tante amicizie e soprattutto di imparare il più possibile. Tornati dalla Cina, devo dire che l'esperienza è stata straordinaria. Posso dire di essere molto entusiasta dell'esperienza fatta. Dopo un estenuante volo siamo atterrati a Pechino e siamo stati accolti da questo grande gruppo di ragazzi. I cinesi sono stati super ospitali e super accoglienti. Ci hanno portato a conoscere anche un po' il posto e le persone attraverso una cerimonia d'apertura. Durante la permanenza all'interno del campo procedevamo sempre con le lezioni di mattina. Abbiamo fatto delle lezioni di cultura cinese insieme a studenti cinesi del posto. Lezioni di chimica, di biologia e innovazioni tecnologiche. Per quanto riguarda la nostra disciplina, quindi il design del prodotto, ma anche il design di interni, gli spunti principali sono arrivati dalla disciplina millenaria del Feng Shui, dalle ceramiche. La Cina ci ha sorpreso. Siamo andati a visitare la muraglia cinese, una delle sette meraviglie del mondo. Se si visita come abbiamo fatto noi verso il tramonto è uno spettacolo che cioè, è pazzesco. La cosa che mi è piaciuta di più di questa esperienza è stata l'opportunità di relazionarmi con tantissime persone di diverse nazionalità. Abbiamo condiviso opinioni, modi di vivere, modi di studiare. Sicuramente è stata un'esperienza formativa e ci ha aiutato a crescere. Avrei tanta voglia di ritornare per le amicizie lasciate e per i posti che ancora non ho visitato. Ni hao!